Allora, ieri abbiamo definito che cos'è un autovalore e un autovettore, cosa sono gli autovalori e gli autovettori di una matrice. E oggi vogliamo capire un po' meglio perché rivendichiamo e perché questo problema della ricerca degli autovalori e degli autovettori è molto importante. Innanzitutto, continuiamo a fare qualche altro esempio. Prendiamo una matrice 2x2, 1, 3 e 5. Oltre a essere una matrice reale, qua abbiamo aggiunto la particolarità che la matrice è simmetrica. Simmetrica significa che è uguale alla sua trasposta. Uguale alla trasponente. Adesso andiamo alla ricerca degli autovalori della matrice e degli autovalori. Prendiamo già da poi il polinomio caratteristico, abbiamo visto ieri che gli autovalori si ottengono come radice del polinomio caratteristico, quindi qui dobbiamo fare il determinante di 1 meno lambda 3 5 meno lambda, tutto qui è uguale a lambda meno 1 per lambda meno 5 meno 9, cioè lambda 4 meno 6 lambda meno 4. Da che segue lambda uguale a 3 meno più radice di 9 meno meno 4 fa più 13. E basta. Ho applicato la ricerca. Ok, adesso vediamo un po'. Prima di tutto vorremmo controllare. Prima di tutto, questi autovalori sono tutti reali. Vedremo che questo non è un caso. Abbiamo visto ieri che gli autovalori possono anche essere complessi, che il polinomio è un polinomio di grado n, se la matrice n per n, in questo caso è di grado 2, però un polinomio di grado 2 può avere radici complesse. Ma se la matrice è simmetrica, vedremo che questo non succede, le radici sono sempre reali. Però possono essere, in questo caso, una è positiva e una è negativa. Non è detto, per esempio, che siano dello stesso segno, questo no. Adesso andiamo a vedere come trovare gli autovettori. Gli autovettori io chiamo V lambda uguale l'insieme di V tale che a V è uguale a lambda V. Ok, attenzione, questi non sono solo gli autovettori, sono gli autovettori uniti al vettore nullo, che qua c'è anche il vettore nullo. Se ci metto vettore nullo, A vettore nullo fa il vettore nullo, lambda O vettore nullo fa il vettore nullo. Questo qua è uno spazio vettoriale. È un sottospazio vettoriale. Di Rn. Che ha una matrice R. A è una matrice. Rn per n. Sottospazio vettoriale. Ok? Praticamente sono tutti autovettori. Allora, se io qua ci metto un numero che non è un autovalore, qua mi viene solo il vettore nullo. Se invece ci metto un autovalore, là mi viene un sottospazio almeno di dimensione 1. Ok?
teoricamente può venire anche di dimensione 2, 3 fino a n. Ora, riflettiamo un attimo, nel caso di questi autovalori, questo qua si chiama autospazio, diciamo, se lambda è un autovalore, questo qua è il relativo, scrivo qua, autospazio. Non so se la camera è chiara fino a qui. Va bene? Autospazio relativo all'autovalore lambda. Allora, cerchiamo di ragionare. Qui ho una matrice 2x2, ho due autovalori. Secondo voi gli autospazi relativi a questi autovalori che dimensione hanno? Che dimensione possono avere? Teoricamente o uno o due. Sono due spazi. Ora, secondo voi un autovettore può essere autovettore rispetto a due autovalori distinti? Cioè, per esempio, qua ci posso avere 2 e 3. No. Perché se a V fa 2V non fa 3V. Chiaro? Quindi autovalori, autovettori relativi a autovalori distinti sono diversi sicuramente. Quindi questi autovalori qua chiamiamoli lambda 1 e 2. Allora V lambda 1 e V lambda 2 dove si possono intersecare? Questi sono gli autovettori di lambda 1 uniti al vettore nullo. Questi sono gli autovettori di lambda 2 uniti al vettore nullo. Quando vado a fare l'intersezione, che mi rimane? Secondo voi? Che può rimanere? Quale? L'intersezione delle due. Quale vettore ci sta nell'intersezione di questi due spazi? Solo il vettore nullo. Non ci può stare altro, perché se no troverei un autovettore che sta qua, un autovettore che sta contemporaneamente da tutte e due le parti. È chiaro? Quindi questi due autospazi distinti hanno un'intersezione che è sempre nulla, cioè nel senso che il vettore è nullo. Ora, data questa situazione, quali sono le dimensioni di V lambda 1 e la dimensione di V lambda 2? Siamo in R2, no? Allora, abbiamo detto che è almeno 1. Se fosse 2, sarebbe uguale a tutto R2, e allora dovrebbe contenere anche l'altro, e allora questa intersezione non verrebbe nulla, e quindi queste dimensioni quanto fanno? 1 e 1. Questi sono due rette distinte che passano per l'origine. Ci siamo fino a qui? Non è complicato. Se stavamo in Rn e ne trovavamo n distinti, pure ci avevano tutti dimensione 1. Perché? Per la regola di Grassmann. Ogni volta che li sommo, lo spazio generato dalla somma, la dimensione dello spazio generato dalla somma è uguale alla somma delle dimensioni meno la dimensione dell'intersezione. Quindi ogni volta che vado, allora, prendo i primi due, e non ci può stare intersezione.
vabbè, poi dovrei fare una dimostrazione per induzione, insomma, è possibile dimostrare che questi qua sono tutti qua in dimensione 1, perché la somma deve, cioè un autovettore che sta relativo a un certo autovalore non può stare nella somma degli autospazi relativi agli altri autovalori, questo si può dimostrare. Dopodiché, una volta che so questo, la somma deve ogni volta aggiungere almeno 1. Se aggiungesse più di 1 arriveremo a una dimensione totale che farebbe più di n. Quindi ogni volta, vedremo che ogni volta che gli autovalori sono tutti distinti, gli autospazi hanno tutti dimensione 1. La situazione nella quale può capitare che gli autospazi siano dimensioni diverse da 1 è quando ci sono degli autovalori coincidenti, altrimenti non è possibile. Poi questo magari lo vediamo più in dettaglio un secondo momento. Va bene fino a qui? Adesso non voglio distrarmi, voglio procedere con l'esempio. Uno dice, ma come facciamo a controllare se abbiamo fatto il conto bene? Beh, troviamo gli autovettori. Allora, qual è l'equazione da studiare? L'equazione è AV uguale lambda V. Allora, cominciamo con AV uguale lambda 1 V. Quindi io cosa devo fare? Devo fare 1, 3, 3, 5. Le coordinate di V le chiamo x, y, uguale 3 meno radical 13 x, y. Lambda 1, doveva, se abbiamo fatto bene i conti, era 3 meno radical 13. E allora, scriviamo il sistema, questo è x più 3y uguale 3 meno radical 13 x, e 3x più 5y uguale 3 meno radical 13 y. In realtà, se noi vogliamo che questo sistema è omogeneo, ricordatevi che quando io porto questo qua al primo membro non ci sono termini noti, i termini noti sono 0 e 0. Quindi, affinché questo sistema abbia almeno per uscire i capelli uno spazio di, diciamo, uno spazio di soluzioni di almeno dimensione 1, cosa occorre? Occorre che in realtà un'equazione si debba buttare, perché se le due equazioni fossero indipendenti, alla fine l'equazione sarebbe nulla. No, però noi non la buttiamo, ce la teniamo per controllo, cioè vogliamo verificare che alla fine una delle due equazioni è multiplo dell'altra. Allora, come facciamo? Beh, qua per esempio esplicitiamo la y, è facile, quindi 3y è uguale a 2 meno radical 13 x. Da quest'altra parte esplicitiamo la x, quindi qua abbiamo 3x uguale meno 2 meno radical 13 x. Io dico che queste sono la stessa equazione, non si assomiglia, però allora io cosa posso fare? Se sono la stessa equazione, un modo di controllare che siano la stessa equazione è moltiplicare i membri e verificare che viene uguale. Perché moltiplicare i membri? Già per vedere che potrei dividerli, ma in realtà posso moltiplicarli perché posso scambiare. Allora, proviamo a fare la moltiplicazione a sinistra. Qua viene 9xy. Dall'altra parte cosa viene? Viene meno, poi 2 più radical 13 per 2 meno radical 13 per xy. Qua ho messo un meno in evidenza. Allora, qua c'avete a più b per a meno b. A più b per a meno b fa a quadro meno b quadro, che fa 4 meno 13, che fa meno 9. Ma con 9 davanti
9 in x. E come vedete, moltiplicando, gli è venuta la stessa cosa di qua. Se preferite un altro modo più semplice, diciamo, questo è il modo più semplice. Il modo più evidente è un altro. Il modo più evidente è ricavare anche qui la y, no? Qua y è uguale a 2 meno radica 3 diviso 2. Qua la y è uguale a meno 3 x fratto 2 più radica 3. Ma per ricavare, togliere il denominatore dobbiamo razionalizzare, cioè dobbiamo moltiplicare per 2 meno radical 13. Quindi avete meno 3 per 2 meno radical 13 per x fratto 2 più radical 13 per 2 meno radical 13 fa meno 9, qua semplificate fa un terzo e vedete che è la stessa equazione sopra. Quindi se le due equazioni sono in realtà proporzionali. Ok? Però ripeto, non serve fare questo perché è un po' più lungo. Diciamo, se avete esplicitato dalla qua sto parlando del caso 2x2, se qua avete esplicitato la y e qua avete esplicitato la x, semplicemente moltiplicate x per y, diciamo fate il prodotto a sinistra, qua ottenete una costante per xy, diciamo, fate il prodotto a destra, dovete ottenere la stessa costante per xy. Questo è un modo più veloce per controllare che effettivamente. Allora, questo ci dice che effettivamente qua un'equazione la possiamo buttare. E quindi come funziona? Chi è un autovettore? Un autovettore V, per esempio, è uguale a 3 2 meno radica 13. Questo è V. Perché? Ma qua x rimane libero, no? Cioè gli autovettori sono tutti multipli di quel v lambda 1, per la precisione, è uguale a lambda v1, diciamo a alfa v1 tale che alfa appartenga a r. È la retta dei multipli. Ok? Però se lo voglio prendere uno abbastanza semplice, come me lo prenderò? Y è uguale a x fratto 3 per 2 meno radical 13. Allora la cosa più semplice metto a posto di x ci metto 3. Ok? 3, così 3 diviso 3 fa 1, 2 meno radical 13 viene semplice da scrivere. Uno potrebbe ancora non essere convinto, dice, ma perché devono uscire queste radici quadrate? Perché viene un'equazione di secondo grado. Fare la tua provate e vedete che effettivamente se io qua mettiamoci 3 2 meno radica 13 quando vado a fare il prodotto cosa mi viene? Allora, qua mi viene 3 più 6 meno 3 radical 3. Sopra 3 più 6 meno 3 radical 3. Sotto viene 9 più 10 meno 5 radical 3. Adesso andate a fare questo prodotto qua. 3 per 3 fa 9, qua 9 c'è, meno 3 radical 13 c'è, 2 meno radical 13 per 3 meno radical 13, quanto fa? 2 per 3 fa 6, meno radical 13 per meno radical 13 fa più 13, 6 più 13 fa più 19, infatti qua c'è più 19, poi ci sono i prodotti in croce, meno 3 radical 13, meno 2 radical 13 fa meno 5 radical 13, vedete che funziona. Funziona.
Adesso dovremmo trovare l'altro autovettore. Vabbè, tutti gli autovettori del primo autovalore sono i multipli di questi. Questo già sappiamo. Allora, io dico che l'altro autovettore si ottiene in questo modo. Io dico che V2 è uguale a 2 meno radical 13 meno 3. Che ho fatto? Come l'ho preso rispetto a V1? Secondo voi perché l'ho preso così? Poi c'è anche un motivo per cui ho voluto la matrice simmetrica, che io potevo, in realtà potevo, diciamo, potevo anche prendere meno V2, no? Se prendevo meno V2, qua era meno 2 più radical 13 più 3, la matrice che andrei a costruire non è simmetrica. Per determinati motivi la voglio simmetrica, ma questo è un altro discorso. Soprattutto come l'ho preso rispetto a V1, come sono questi due vettori tra di loro? Che proprietà hanno? La proprietà principale non è quella che messi insieme fanno una matrice simmetrica. La proprietà principale è una. È che sono ortogonali. Questo è AB, vedete? Questo è B meno A. Quindi AB meno AB sono ortogonali. Dice, ma allora perché gli autovettori devono essere ortogonali? No, in generale no, non ci pensate proprio. Ma quelli di una matrice simmetrica sì. Quelli di una matrice simmetrica sì. Autovettori relativi ad autovalori distinti in una matrice simmetrica sono ortogonali. E questa è una proprietà importante. Importante. Ok. Adesso andiamo a prendere M, la matrice 3, 2 meno radical 13, 2 meno radical 13, meno 3. Com'è questa matrice? Posso dire che è ortogonale? Per essere ortogonale cosa doveva avere? Le righe o le colonne? Abbiamo detto ieri, no, due secoli fa. Dovrei avere le righe e le colonne tra di loro. Ortonormali. E queste sono ortonormali? Ortogonali sì, ma ortonormali no. Perché non sono ortonormali? Perché la lunghezza non è 1. E allora che devo fare? Però la lunghezza è uguale, perché questo vettore e questo vettore hanno le componenti scambiate, quindi a quadro più b quadro è uguale. Ma cosa devo fare? Devo dividere questa matrice, se la voglio ortogonale, devo dividere per la radice quadrata di a quadro più b quadro. Allora quando vado a fare a quadro, qua viene 9, qua viene 4 più 13 che fa 17, più 9 fa 26, quindi qua viene 26 meno 4 radical 13, perché poi c'è il doppio prodotto di questo. Come si fa il determinante di M? Allora, devo fare, allora, questo qua, se vi ricordate, è un lambda che moltiplica tutte le due le righe e le colonne, quindi devo fare lambda quadro, cioè
1 fratto 26 meno 4 radica 13 per quanto mi viene qua meno 9 meno qua devo fare 2 meno radica 13 al quadrato uguale sotto metto il denominatore 26 meno 4 radica 13 sopra qua c'è meno 9 meno 4 meno 13 più 4 radica 13 cioè qua viene meno 26 quanto fa sto determinato? Quanto fa? Fa 1? No, fa meno 1 però torna nel senso che la matrice effettivamente ha le colonne ortogonali il determinante fa meno 1 le colonne sono tutte norma unitaria e sono effettivamente la matrice è ortonormale se la volevo con determinante 1 non riuscivo a farla venire in mente. Allora, andiamo a prendere la matrice M a meno 1 a M. Perché? Perché noi per adesso lo facciamo per atto di fede, perché ieri abbiamo visto che questa matrice è parente ad A, semplicemente indica la stessa applicazione lineare associata ad A, però rispetto a un'altra base. Oltretutto, la nuova base, quando lo faremo, vedremo che è stata ottenuta girando semplicemente con un movimento rigido la prima base, a parte il fatto di un cambio di disegno. Ok? Ora però vabbè, cioè, ma devo fare m a meno 1, ma chi sarà mai m a meno 1? Se la matrice è ortogonale, chi è m a meno 1? È la trasposta, ma la matrice è pure simmetrica, quindi m a meno 1 in questo caso, con le scelte che ho fatto io, solo in questo caso, quindi questo vale solo nel caso 2x2, sennò poi si complica per la matrice simmetrica. È uguale a m trasposto che è uguale a m, quindi devo niente. Allora, per sfizio prendete m, fate m quadro e vedete che viene la matrice di m, fate m per m e vedete che viene la matrice di m. Questo lo fate come esercizio voi, perché non è vero. Quello che voglio fare io è m meno 1 a m. Cosa devo fare? Intanto cominciamo a scrivere quello che devo fare. Devo fare 1 su radice di 1 su 26 meno 4 radica 13 che moltiplica 3, 2 meno radica 13, 2 meno radica 13 meno 3. Poi ci devo mettere 1, 3, 3, 5 e poi ci devo mettere un'altra volta m, cioè 3 2 meno radica 13, 2 meno radica 13, meno 3. Ok? I lambda si possono portare dove mi pare. I lambda che moltiplicano tutta una matrice sono coefficienti scalari, stanno fuori, quindi li posso portare prima di A, prima di B, prima di C, prima di M, dopo di M.
Quindi 1 su radice per 1 su radice si toglie la radice. Ok? Bene. Allora, facciamo sto prodotto. Uguale 1 su 26 meno 4 radical 13. Quale vogliamo fare prima? Questo per questo o questo per questo? Tanto è associativa. Decidete voi. Facciamo prima questo? Ok. Allora, la prima la lascio scritta uguale. 3, 2 meno radical 13. 2 meno radical 13. Meno 13. Adesso devo fare il secondo. Allora, qua mi viene 3 più 6 fa 9. Meno 3 radical 13. Poi qua mi viene 2 meno 9 fa meno 7, meno radical 13. Quindi 2 meno 9 fa meno 7, 1 per meno radical 13 fa meno radical 13. Poi qua mi viene 9 più 10 fa 19, meno 5 radical 13. E poi mi viene 6 meno 15 fa meno 9, 6 meno 15 fa meno 9, meno 3 da 3. Intanto, tanto per non sapere né leggere né scrivere, cosa abbiamo scoperto? E se faccio il prodotto di due matrici simmetriche, non è simmetrico, perché il prodotto, la trasposta del prodotto, se vi ricordate, è la trasposta della prima e la trasposta della seconda per la trasposta della prima, ma questo è uguale a B per A, non è uguale ad A per B. Come A, B e BA non sono per forza uguali, tu hai una matrice simmetrica, c'è un'altra matrice simmetrica, fai il prodotto, uno si aspetterebbe che sia simmetrico, non lo è, non lo è, uno poteva avere questo tipo. Ci stiamo fino a qua, questa è una cosa che vale la pena notarla, però è rimasto da fare quest'altro prodotto. Allora, certo è possibile, sempre abbiamo fatto qualche errore, ma non è possibile che abbiamo sbagliato di così tanto. Ok, andiamo a fare il nostro prodotto. Allora, 1 fratto 26 meno 4 radical 13 rimane fuori. Qua che devo fare? Allora, me lo faccio a parte il calcolo. Qua 3, poi viene 27 meno 9 radical 13, poi qua 3 per 9, 27 meno 9 radical 13, poi devo fare lo stato prodotto, quindi devo fare più 38 più 65, questo per questo fa 65, e poi devo fare lo stato croce, meno 10 meno, meno 19 fa meno 29 radical 13. Facciamo la somma, 65 più 38 fa 103 più 27 fa 130 meno 38 radical 13, speriamo di aver fatto bene, e questo è 1. Andiamo a fare il secondo. Andiamo a fare il termine 1 di questa matrice, devo fare questa riga e questa cosa. Stavolta devo fare meno 21 meno 3 radical 13, poi qua devo fare meno 18, stavolta più 39, quindi 3 per 13 per 39, poi ci sono i prodotti in croce che sono più 9 radical 13
meno 6 radio. Quanto fa? Zero. Adesso andiamo a fare il terzo. Qua devo fare 18 meno 6 radica 13 meno 9 radica 13 più 39. Qua devo fare meno 57 più 15 radica 13. Quanto fa? 18 più 39 meno 57 fa 0, meno 6 meno 9 più 15 più fa 0. Quindi fa, no, notevole. Questa matrice intanto mi è venuta diagonale. Adesso andiamo a calcolare l'ultimo. L'ultimo è meno 14 meno 2 radica 13 più 7 radica 13 più 13, poi più 27 più 9 radica 13. Allora, più 13 più 27 meno 14 fa 26. Più 7 più 9 meno 2 fa più 14 radica 13. Si è fatto bene. Allora, rivediamo un po'. Meno 14 meno 2 radica 13, meno 7 radica 13, più 7 radica 13, più 13. Poi più 27 più 9 radica 13. Sembra di aver fatto bene. Ok? Se avete visto errori, correggete. Tuttavia, adesso cerchiamo di ricordarci quello che abbiamo detto ieri. Quando io cambiavo, facevo m a meno 1 a m, che succedeva agli autovalori della matrice? Ah, rimaneva uguale, no? Per questo ho fatto m a meno 1 a m. Ma se la matrice è diagonale, chi sono gli autovalori? Se io ho una matrice che è fatta così, quali sono gli autovalori? A e B. Perché se ci metto il vettore 1, 0 mi viene a 0, se ci metto il vettore 0, 1 mi viene a 0, B. Quindi sulla diagonale, se abbiamo fatto bene i conti, ci devono stare scritti gli autovalori. E chi erano gli autovalori? Gli autovalori erano 3 meno radica 13. Andiamo a moltiplicare questo per 26 meno 4 radica 13. Vediamo quanto fa. Perché devo moltiplicare questo? Perché qua c'è un numero che sta in evidenza fuori, no? Denominatore. Se voglio ottenere questo, devo moltiplicare questo. Allora, 3 per 26 fa 78. Quest'altro fa più 52. Poi viene meno 4, meno 12, meno 26, meno 38 radica 13. Ah, 78 più 52 fa esattamente 130 meno 38 radica 13. Quindi questa matrice qua, vabbè, adesso facciamo l'altro, facciamo 3 più radical 13, e questo cosa cambia? Cambia che il 32 e il 52 diventa meno, e poi il radical 13 qua ce n'ho più 26 meno 12, quindi più 26 meno 12 fa più 14 radical 13. Allora 78 meno 52 fa 26 più 14 radical 13. Ah, quindi io, se semplifico, questa stessa matrice, la riscrivo di qua, tutto sto prodotto, in poche parole,
cosa viene? Viene 3 meno radical 3, 0, 0, 3 più radical 3. Perché? Beh, perché la, se prima la base era la base canonica, dopo aver fatto questo giro, la base chi è? V1 è il primo autovettore, V2 è il secondo autovettore. Ma se io ci metto V1, quando ci applico A deve venire lambda 1 V1, che significa? Che qua ci deve stare questo autovalore 0. Se ci metto V2 deve venire lambda 2 V2, quindi significa questo gli autovalori 0. Perché nella nuova base gli autovettori avranno coordinate 1, 0 e 0, 1. Quindi quello che prima era V1 nella nuova base avrà coordinate 1, 0. Se faccio applico la matrice a 1, 0, quella si moltiplica il nuovo vettore della base canonica e il lato valore relativo. Vabbè, questo lo capiremo meglio quando faremo i cambiamenti di base. Però è automatico, viene così. Questo si può dimostrare? Cioè, cosa si può dimostrare? Si può dimostrare che se prendo una matrice simmetrica, tutti gli autovalori sono reali intanto, cioè non escono mai fuori autovalori complessi. Tutti gli autovettori relativi ad autovalori distinti sono ortogonali. Ok? Quindi per esempio se sono tutti distinti sono n tutti ortogonali. Se prendo una base ortonormale di autovettori, che ci starà, e prendo la matrice M fatta da questi autovettori, se faccio M trasposto a M, che è uguale a m meno 1 a m, non sarà sempre m a m, perché questo trucco m trasposto uguale a m lo posso fare in due dimensioni. Però se faccio m trasposto a m o m a meno 1 a m, che è la stessa cosa, cioè vedremo, questo equivale a fare un cambiamento rigido, cioè a girare la base, la matrice mi diventa diagonale, cioè significa che io la stessa matrice la sto leggendo in modo molto più semplice. È più semplice capire questa o è più semplice capire questa? Sebbene questi numeri siano più complicati, è più semplice capire questa, perché questa si capisce come opera. Questa, tutti i vettori lungo l'asse x li moltiplica per questo, tutte le componenti lungo l'asse x le allunga di questo fattore che è negativo, però. Tutte le componenti con l'asse x le allunga di quest'altro fattore, e tutti i vettori che diciamo hanno due componenti, la prima componente fa questo scherzo qua, la seconda componente fa questo scherzo qua. Chiaro? Quindi è molto facile capire come è fatta una matrice quando è diagonale, perché gli autovalori stanno scritti esattamente lungo la diagonale. In particolare, ridendo e scherzando, non abbiamo fatto altro che enunciare quello che è un teorema molto importante dell'algebra lineare, che si chiama teorema spettrale, cioè tutte le matrici simmetriche sono diagonalizzabili con una matrice ortogonale. Diagonalizzabile significa che una volta che parte M-1M esce diagonale. Cosa abbiamo usato? Una matrice ortogonale. Qual è la matrice ortogonale? La matrice fatta dagli autovettori da una base di ortogonali a produttori. Ok? Va bene. Ok, certo abbiamo fatto, non abbiamo dimostrato nulla, però dobbiamo prima capire l'importanza di queste cose, poi vediamo di dimostrare qualcosa. Ok, 5 minuti di pausa.